Quindi ragazzi, mi raccomando, 20.000 mi piace, lo faremo con l'olio, con altri oggetti strani, che Sì. ci consigliate qua sotto pure voi nei commenti. Anche. Ma so che sarà schifosissimo io con l'olio. Tutto, pure a prendere l'oggetto, tutto Oggi ragazzi siamo sì. qui con un video specialissimo. Perché oggi ragazzi siamo qui con il galleggia o affonda. Però ragazzi, questa volta non con l'acqua, non col fango, ma con la Coca-Cola. La Coca-Cola non zero, ma la Coca-Cola normale. Per davvero. Ma secondo voi abbiamo messo la Coca-Cola o la Pepsi? Ah, è vero. In base allo scritto mio e al colore. Ah, si faccio sentire, guardate. Aspetta. Asmara. Attenta a buttare. Decidete voi. Non so, non so. Coca-Cola o Pepsi? Andò. Coca-Cola, però sì. C'è il dubbio, c'è il dubbio. Io dico Pepsi. Io dico Pepsi. Oggi andremo a fare la dimostrazione del principio di Archi Mirko F93, dove un corpo immerso in un liquido gassoso. Ma già ripeto. Allora, oggi andremo a dimostrare il principio di Archi Mirko F93, dove un corpo immerso in un liquido gassoso riceve una spinta dal basso verso l'alto. Una spinta dal basso, devo ripetere. Ma dal basso verso l'alto. Dal basso verso l'alto, pari al peso del volume delle bollicine spostate. Oddio. Secondo voi questo principio è esatto? Principio, hashtag principio esatto oppure hashtag principio sbagliato? Anche la scienza qui. Yes. Su Fuse Game. La fisica. La fisica, scusatemi ragazzi. Dall'alto verso l'alto. Ragazzi, mi raccomando, il 26 dicembre ci sarà l'evento Fuse Gamer speciale per i 500.000 iscritti, dove ci incontreremo a Napoli. Quindi mi raccomando, per tutti quelli che sono di Napoli e dintorni, link in descrizione per maggiori informazioni e per comprare anche biglietti online. Online, novità. Quindi ragazzi, io direi di non perderci in chiacchiere. Io non so gli oggetti che hanno preso Mister Antonio, Mirko. Abbiamo deciso che è Mister. E io non so niente. Quindi vediamo cosa ci hanno riservato. C'è anche una seconda cam che vi farà vedere la Coca-Cola. Vedrei bene la Coca-Cola o la Pepsi, non si sa che cos'è. Non devo sapere quindi. Non devi sapere qual è. Ok, questa è con un oggetto. No, dai, la mia sfera, dai, che l'ho presa al Comic Con. Bella. Questa è una sfera e basta però. Però quanto stai? Quanto stelle skills. Allora, Antonio, secondo te? Affonda, dai. Pure secondo me. A meno che il Dragon Sharon. A meno che poi le bollicine non mandino sulla. Ma se lo evocano, evocano il drago. Vediamo. L'appoggio oppure. No, appoggio. Appoggio. Oddio, santo. Oddio! Oh! Maronna, hai visto che ha fatto? Si è sciolta praticamente. È acido. Dov'è? Dov'è la mia sfera? E che c'è proprio la gente? No, gli è affondata questa. Beh, l'ha già via però. Ma è troppo, cerca la sfera. È da finire un universo parallelo. Eccola. Yeah, ok, vabbè, questa qui era facile, dai, abbiamo cominciato con una cosa facile. Infatti. Ok, secondo oggetto. Vediamo cosa ci riserva. Quindi ragazzi. Cose piano perché sono pure cose delicate. Attenzione, okay. Questo è cos'è? Che le gagite. La gallina ci fa l'ovettino. L'uovo. Vediamo, l'uovo sempre d'Antonio. È sodo. Secondo me. No, è un uovo normale. Secondo me galleggia. Anche secondo me galleggia. Secondo te Fuse? Secondo me questa affonda. Secondo me galleggia. Vediamo. Uno, due. Piano piano. Tre. Aspetta. Vediamo se il pulcino nuova. Secondo me risale. No, non è risalito, ragazzi. Non è salito. Fondato anche questo. La Coca-Cola non fa prigionieri. Bella. Bella. E vantaggio Andrea. Lascia. Oh, è salito! Maurizio! Era risalita, ragazzi! Eccolo! No, vai giù galleggia. E galleggia. Sta via in aria. Pulcina. Oh! No, vai galleggia. Allora galleggia. Dopo Archimico questo principio. Lo spiegherai io dopo. Nel tempo. Wow, come quando tu vai giù in piscina e poi ti dai la spinta per risalire. Giusto. Stiamo dicendo io e Antonio allora. Terzo oggetto, questo qua. Cos'è? Cos'è sta roba? Questo è mio. È una bomboniera di qualche festa di laurea. Che ah, ok. Casualmente il cappello, è bravo. Il tocco, al contrario. Bella. Che tutti hanno, ma poi che tutti buttano, dimenticano. Queste bomboniere fanno sempre una brutta fine. Perfetto. Vediamo però. Però il materiale, capì, è velluto, è strano. Questa galleggia, secondo me. Galleggia. Io tu? Dico che galleggia. Forse affonda, lo sai, perché si impregna e affonda, secondo me. Può essere. Per me affonda. Ah, anche secondo me affonda. No ragazzi. Aspetta. Hai ragione però, aspetta, perché si può. Puoi immergerlo un secondo e poi magari deve risalire tanto se non affonda, capito? Va. Vai, affondalo.
No, no, galleggia. Galleggia. Ah no, questo mi stai in vantaggio. Sì. Io ho detto a fondo. Vabbè, sta 2-0-1. Altro oggetto. Vediamo un po'. Dico il joystick, no. No, è da la GoPro. Vabbè, tanto si può andare sott'acqua. Penso, aspetta, dipende. Sì, questa qua potrebbe andare sott'acqua. Potrebbe, sì. È waterproof. Si è chiusa bene, sì. Non mi ricordo. Ma è waterproof. Questo non Coca-Cola o Pepsi proof. Questa è la mia prima videocamera. GoPro, la prima GoPro. Sì. Anto, secondo te? Secondo me questa galleggia. No, questa secondo me affonda. Secondo me galleggia. Sono sicurissimo, accendo. No, secondo me affondo. Galleggia questa qua. Vediamo. 1, 2, 3. Aspettiamo un po', no, ma questa non risale, ragazzi. No, no, affonda, non può mai salire, con loro. Ha vinto Fuse allora questa match. Voglio dire se è giunto, perché se no, loro no, non sale. No, si è rottato, bro. Ah. Mancava. Bella. Ok, passiamo al prossimo oggetto. Dopo la GoPro. Allora, ho visto una cosa grande, però. Vabbè, pescavo dopo. Questo che cos'è? No, è da GTA. Ma l'ho tolto, va bene il gioco dentro. L'ho tolto, okay, dai. Vabbè. Anche se a volte, sai, io ho pulito il disco per farlo funzionare con la Coca-Cola. E ha funzionato. Sì. Giuro. Allora, buttavo lì. GTA. Chiuso, però, Tienilo chiuso. Ok. Tanto secondo te? Galleggia. Secondo me si riempie a fondo. Galleggia, secondo me, vai. Perché un po' di fessura aperta. Vai. 1, 2, 3. No, galleggia. Vabbè, questo ma però secondo me nel tempo questo cadrà. Nel tempo. No, questo galleggia, ragazzi. Galleggia, non sì, può sì. mai affondare. No, tempo. Cioè, secondo me affonda fra 3-4 ore, forse. Può essere. Ma abbiamo tutto sto tempo. Come il Titanic. Vado, piano, già si stava riempiendo, guarda. Visto? Forse piano. Vabbè, ma per il momento dobbiamo... immediato. Prossimo oggetto. Cos'è sta roba? No, che schifo! Una patata! Oh, no. Una patana, è buona! Stai pure per la vicini, che schifo! Però no, sono proprio così su. È una patata non depilata. Vintage. Questa affonda. Io dico che galleggia, non lo so perché. Però voglio imparare, so penso che galleggia. No, affonda, galleggia. 1, 2, 3. Vediamo se risale. Come l'uovo. Visto qualcosa? Vedo qualcosa qua, aspetta. Sì. Qualcosa qua. Vedo qualcosa qua che friggichellea. Non so, guarda questa parte, guarda come fa questa parte. Si sta friggendo, sì, usciranno delle chips. Quindi affondata. Perso. Mamma mia, sei proprio impregnata. Se dopo la mangiamo, Sì. Ok, vai, prossimo. Ok. Il joystick sicuro. Eccolo, il pad. Vabbè, il pad rotto dalla Weekend League. Bella. Un pad di guerra. Questo secondo me galleggia. Lo sai, forse secondo me anche galleggia questo qua. Affonda, io dico affonda. Dai. Galleggia affonda. 1, 2, 3. Vediamo se riemerge. Questo non può mai salire. Perché? E come fa a salire? È impossibile. È vero. Una volta che affondata. No, pensavo rimanessi a galla così senza scendere. Ah, intanto non questa mano. Il principio. Bello. Questo non ci puoi rigiocare la weekend con questo. È diventato un pad della PlayStation. Vai, prossimo oggetto, vediamo. No, la madonnina. C'è acqua santa dentro, quindi... No, Mirko. No, mi posso mettere la cosa, Mirko. Okay. Non è religioso, dai, medio porco. No, no. No, Anto. Vabbè, è deve capire la Madonna. No. L'acqua santa dentro. Ya, ragazzi, il codo a mettere la Madonna, io non lo posso mettere. Vabbè, dai, posa. Veglia su di noi. Io non sono d'acqua, tu? No, non la mettiamo, dai, vabbè, perché c'è acqua dentro. Solo per voi lo facciamo, non la mettiamo. Allora, prendo questo. Cos'è? Questa è la custodia dell'iPod Shuffle, quella là mini che si sente la musica. Ah, ok. E questo galleggia. Io dico affonda. Affonda perché si riempie d'acqua. 1, 2, 3. Immergilo tutto. Aspetta, perché è da faissimi chi? No, oggi galleggia in teoria. Ma buttalo giù. Sono giù? No, oggi galleggia. Galleggia. No. Perfetto! Vinto Fuse questa mance. Godo! Eccolo. No, questo è mio! Questo breve, questo funziona però. È scarico però funziona. No. È scarico però funziona. Beh, che fa? Dai, non lo usi più. Vabbè, c'ha ragione pure. Quanti ricordi questo? Questo è l'iPhone 4. S. Madonna, cioè, rispetto all'iPhone 10, cavolo. Come l'iPhone 4S questo. iPhone 4S, è la più veloce. È un telecomando, guarda. È il primo vero telefono che ha avuto. Vabbè. Però funziona questo. Cioè, lo stiamo buttando veramente, Vabbè. Proviamo, Anto. Tutti i miei ricordi. Io dico che la potenza dell'iPhone, della mela, lo fa galleggiare. Io dico che affonda. Affonda. 1, 2, 3.
Hai vinto proprio la fanbock. Ragazzi, non c'è proprio segno di vita, guarda, proprio è stato inghiottito dalla tavola. Ma si è rotto così. Penso, se non si rompe, non so che cosa, è un iPhone speciale. E non è waterproof come l'iPhone 7. Mamma mia. Guarda quante bollicine. Cioè, però se si asciuga subito. Sa da mettere tipo un tuo riso, una cosa così. Se non sbaglio si mette nel riso. Ecco l'iPhone. Vabbè, ciao. Arrivederci. Ok ragazzi, ultimo oggetto. Andiamo dentro. Grazie. Quello là più grande che non l'ho preso fino ad ora. Non so che cavolo sia. Che è sto coso? Un mio amico una volta ha detto: guarda, me l'ha dato un ragazzo africano. Dice che porta fortuna. Ho detto: ma che cos'è? Boh. Era un po' malone, ecco. Non ho mai saputo che cosa sia. Ragazzi, ma secondo me cos'è questo oggetto? Un vaso non può essere, perché non ci va niente dentro. Qualcosa da solo manca. Che cacchio è? Sarà un porta fortuna come. Non suona, infatti. Però capi, una collana è troppa rossa. Non vedi, ragazzi, non mangia così. Vabbè, proprio così non credo. Secondo voi ha un'utilità questo oggetto? Che cos'è soprattutto? Scrivetecelo nei commenti. Anto, che dici? Io dico che galleggia. Anch'io dico che galleggia. Io dico che affonda. Però devi immergerlo. Vai, uno, due, tre. Fatti, galleggia. Galleggia finché non si riempie di Coca-Cola. Vediamo fino. Eccolo. Eccolo. No, ritorna. No, voglio questa no, galleggia. Ma no, guarda Coca-Cola! Forse è un porta Coca-Cola. Forse era un porta Coca-Cola. Gli antichi africani scoprirono la Coca-Cola. Vabbè, dai. Perfetto. Vai, c'è rimasto l'ultimo oggetto. Facciamo pure questo qua. È lo sturacessi. Possiamo chiamarlo così? Sì, è il termine tecnico. Okay. Sono andato a vedere sopra la internet. Si chiama stura lavandino. Ok, questo galleggia, ragazzi. Anto, secondo te? Rimane proprio così come sta. Affonda. Secondo me galleggia. Cioè, fate un po' il manico. Secondo me galleggia. Galleggia. Vai. No. Aspetta. No, galleggia. Vai, affonda. No, galleggia. Non mai, no. Vabbè, quindi non potrete mai perdere uno sturacessi. Ma un iPhone no. Sì. Quello sì. State attenti a non buttarlo in un liquido o in un gassoso. O in un liquido gassoso. Oppure in un liquido oleoso, che sapremo solamente la prossima volta. Quindi ragazzi, mi raccomando, 20.000 mi piace, lo faremo con l'olio, con altri oggetti strani, che ci consigliate qua sotto pure voi nei commenti. Anche. La sonda sarà schifosissima io con l'olio, tutto, pure a prendere l'oggetto, tutto Dopo vabbè. Li friggiamo. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace, bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi! Poi schifo. Buona. La patata in...